Quasi 90.000 migranti in 7 mesi, arrivi più che raddoppiati, ampliato il sistema di accoglienza. Il rapporto annuale del Ministero dell'Interno fotografa la situazione degli sbarchi nel nostro paese. Nei primi 7 mesi dell'anno sono arrivate 89.158 persone, il 115% in più. Aumentate le richieste di asilo e anche i rimpatri di irregolari. Allo studio di Piantedosi un piano per un ulteriore incremento. Capitolo femminicidi. Si registra un calo. Da gennaio a luglio sono state uccise 71 donne, 6 in meno rispetto al 2022. Diminuisce anche il numero delle denunce per stalking. Sono in crescita i crimini d'odio. Aumentano le intimidazioni ai giornalisti, in calo quelle contro gli amministratori locali. Boom di interventi dei vigili del fuoco per il clima estremo, più 57%. A brillare nel dossier l'aumento delle operazioni antidroga e il 35% in più di blitz e arresti contro le mafie, ed è lo stesso rapporto a ricordare l'arresto di Matteo Messina Denaro. Il dossier arriva come da tradizione a Ferragosto, giorno di festa, ma non per le forze dell'ordine che sono impegnate sul campo. Il ministro dell'Interno, insieme al capo della polizia, incontra i loro vertici e si collega con le questure d'Italia. Mi consentirete di partire un po' da Bardonecchia, ovviamente, che vive queste ore e queste giornate un po' particolarmente intense, quindi si uniscono le difficoltà del momento alla singolarità del Ferragosto, e quindi voglio partire da loro per ringraziarvi tutti.